Poco prima di salire le scale di Palazzo dei Rettori, il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro non ha nascosto gli scenari peggiori. Se entro il prossimo 20 novembre la situazione non si sbloccherà, il passo successivo sarà quello dell'apertura della procedura fallimentare. Ed è questo il peggiore degli incubi per i lavoratori che anche ieri sera stoicamente si sono radunati in Piazza Duomo, dove poco dopo le 18 al piano nobile del Palazzo del Governo si è aperto il tavolo con il prefetto Mariano Savastano, sollecitato dal sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. È emersa la drammaticità di una crisi senza fine, anche oggi che il Mise ha consentito una nuova gara, ma i tempi sono strettissimi. Entro il 20 di novembre il commissario deve individuare un possibile nuovo acquirente e quindi una manifestazione di interesse che consentirebbe poi di aprire la vera e propria gara con un prolungamento. E quindi i tempi sono strettissimi, sappiamo che la gara internazionale è andata deserta, quindi sappiamo quanto complicato e difficile sarà per il commissario individuare nuovi acquirenti. Questo in assenza di risposte chieste a più riprese dalle parti, al governo, sui finanziamenti previsti dalla legge Prodi e per il fallimento di tutte le altre misure che il Mise ha tentato di individuare, ultima fra tutte il famigerato articolo 37 del decreto sostegni, che sembra non sia applicabile. C'è una preoccupazione tangibile, il prefetto ci è mostrato molto interessato, molto attento, ha detto che redigerà una verbale della riunione, quindi parlerà sia con l'assessore veneto Donatan, sia con il presidente Zaia che con il ministero competente per tentare di capire se una possibile soluzione è ancora praticabile. La battaglia sindacale non si ferma, mentre i lavoratori respingono al mittente le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, che ha parlato di ricollocamento viste le buone condizioni dell'economia provinciale. A 50 anni con qualche problema fisico, voglio vedere quante aziende in provincia di Belluno sono disponibili a riassumere quei lavoratori. Siamo pronti financo a presidiare lo stabilimento, occupare anche lo stabilimento, le macchine non lasceremo che il curatore parlamentare le possa dismettere, perché quello è un patrimonio, l'abbiamo sempre detto, un patrimonio dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche un patrimonio dell'intera provincia.